tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video su un nuovo gioco di Dragon Ball. Questo video è in collaborazione con l'azienda che ha sviluppato appunto questo gioco. Mi ha contattato il manager che mi ha proposto appunto questa collaborazione dove io devo fare praticamente dei video, cioè non devo, faccio dei video praticamente se voglio sul gioco e in cambio dei bonus sia per me che per voi. Ovviamente ragazzi, questo gioco non l'ho provato e onestamente non so cosa aspettarmi. Qualche mio amico mi ha detto che è un gioco carino, però onestamente è un po' un salto nel buio, quindi lo proverò appunto per la prima volta insieme a voi. Trovate durante il video qui sotto in descrizione il codice promozionale da inserire per avere i bonus, che non so neanche quali sono, ma li scopriremo in seguito. E niente ragazzi, detto questo direi di iniziare. Innanzitutto dobbiamo scegliere il nostro nome. Ovviamente io metterò Feraz. Ragazzi, al cazzo, non posso mettermi Pippo. Cioè potrei, ma non avrebbe senso, però vabbè, ok. Goku o Krillin, direi Goku tutta la vita. Cioè, ah, il nome è preso. Grazie. Vediamo se funziona questo. Perfetto, me l'ha preso. Ah, una schermata del titolo abbastanza carina. Cos'è? Trunks, Vegito, Goku. Poi non su S3 forse Gotenks. Dopo c'è Goku, carino dai. Premi il pulsante Go e trova Master Roshi. Quindi non ti puoi muovere da solo. Mi sembra strano. Benvenuto nel mondo di Dragon Ball. Sono il maestro Muten, vabbè. Ecco, potresti incontrare vari artisti marziali. Vabbè, sì, vabbè, cazzo te vai. Goku normale, esperienza, senso, coin. Ok, vabbè, le classiche robette. Ok, livello 2. The World Master Stone. Quindi c'è un torneo mondiale appunto alle porte. Cerca di essere preparato. Una grande piattaforma per provare le tue capacità. Va bene, ok. Prima di entrare nel torneo devi aumentare la tua potenza. Ti insegnerò come fare. Va bene, sì. La cosa più importante è di avere dei compagni. Ok, le capsule. Beh, dobbiamo fare le salmon. Vediamo un po'. Vabbè, con le monete. Se potrò. Cioè, si possono trovare personaggi. Ah, pure con. Sto dicendo che si possono trovare personaggi di merda, a quanto pare no. Però qua c'è la roba bella, cazzo. 1x, vediamo che troviamo. Spero qualcosa di decente. Ok, mi sono preso un infarto. Ok, vediamo cosa trovo. Spero di trovare qualcosa di decente. Yamcha, che schifo. Mettilo nel tuo team, beh, mi sembra normale. Potenza aumentata. Ok. Vai, andiamo dal maestro Roshi. Ok, ricorda che devi andare più forte in futuro. Ok, va bene. Alla fine cazzate, però vabbè. Ok, va bene. Un altro livello. La battaglia è il modo migliore per migliorare. Ok, sì. Ok. Sconfiggi il pigme. Cazzo è Minecraft. Sì, ma no, me non posso saltare il tutorial. Fantastico. Cioè, volevo mettere il codice promozionale per vedere appunto quali erano i bonus, ma a quanto pare non si può fare. Ok, sì. Sconfiggermi, ok, ti insegno una lezione, vabbè. Classico tutorial sul combattimento, penso. Ok. Ah, bella, turni. Vabbè, questo qua è sempre un semplice pugnetto. Che l'ha tipo ucciso, però vabbè. Ok, morto? Così semplice? Ok, non mi chiedere perché ho Tenzing, però vabbè. Ok, va bene. Un altro livello. Open the partner menu. Scegli il partner che è appena sbloccato. Follow. Ah, mi segue. Fantastico. Che giornata di merda. Cosa veramente? Sì. Ok. Un'altra missione completata. Ho trovato un sacco di carte, però vabbè. Il pervertito è ancora qui. Go, sei ancora un bambino. Non farti contagiare da lui. Sto scherzando. Sto per iniziare. Go ahead. Va bene, ok. Ok. Se, vabbè, già 10 euro, vabbè. Se volete shoppare, ragazzi, potete farlo, ma comunque fatelo solamente se ne siete certi, appunto, che volete shoppare. Comunque, vediamo un pochettino dove si possono riscattare i codici. Allora, shop, bag, DB Center, capsule, partner, challenge. Vediamo sta roba. No, ok. Lucky roulette? Ah, figo. No, ho sputtanato i soldi, cazzo. No, ma chi me l'ha fatto fare? Vabbè, cose che capitano. Vediamo se possiamo riscattare in qualche modo sta roba. Ok, vediamo se si può riscattare qua. Vediamo, redeem code, perfetto. Questo qua è il codice. Redeem.
anche, vediamo che cosa ci hanno dato. Sembra roba abbastanza stupidotta alla fine. Neanche. Ce ne hanno dato 50 stone. Carte. Ok. Random blue card piece. Ok. Apriamone tutti quanti. Ah, danno i pezzi delle carte. Ma. Ok, open. Beh, pareva che trovavo qualcosa di completo. Ok, vediamo che trovo qua. Ah, ne posso scegliere uno. Direi di prendere Broly. Broly tutta la vita, cazzo. Ok, perfetto. Vediamo se ragazzi se riesco a farmi dare qualche codice di più succulento. Però comunque questo per iniziare è abbastanza buono. Vediamo un secondo se posso vedere un pochettino cosa il team dove si faceva qua. Perfetto. Già, vabbè, il modello è figo, dai. I capelli non sono granché, però... Shallo, dai. Ok, allora. Parla con Lost e entra nel torneo. Vabbè, sì. Quando parlo dobbiamo fare un torneo mondiale. Figo, ci sta. Si può mettere follow pure qua. Sì, molto meglio così. Perfetto. Andiamo a parlare col tizio. Perché è un soldato di Freezer? Boh. Ok, adesso per cominciare, molto bel sì. Carta di Vegeta. Se Goku, eh? Ok, così giovane, non ho attivato per entrare nel torneo. Tuo primo avversario è Giran, ok. Va bene, perfetto. Quando iniziare? Ok. Combatti contro Giran. Ah, questo qua è il drago? Contro il drago di GT. Cioè, tecnicamente Goku non potrebbe vincere mai nella vita, però... Vabbè. Voglio provare Goku. Sto dicendo Goki. Voglio provare Broly. Ok, ha le seguenti tecniche. Ok, vediamo un pochettino. Day Crash, vediamo un po'. Esiste. Tutto sommato comunque non è male come gioco. Dai, abbastanza divertente. Magari ora la strategia non ce n'è perché sono gli inizi, ma... Questo mi sembra un gioco molto figo. Magari oltrepassato magari un livello un po' più competitivo. Però non è male. Ve lo consiglio personalmente, mi piace. Però vuoi vedere, insomma, nella borsa che cazzo c'è di quelle carte? Perché io non ho capito allora a che servono. Allora, TM stuff. Cazzo è Pokémon TM. Partner breaking. Ah, sono per sbloccare i personaggi? Eh sì, perché posso evocarli. Ah, ok, non ho abbastanza monete. Facciamo dai una summon così sciallissima. Carta di Freeze. Faccio un'altra e basta, che non la trovo. Niente, un'altra dai. Se summon prendono alla fine. Vediamo. Niente, roba non serve un cazzo. Ok, allora affrontiamo Nam. Minchia, Nam era forte. Me lo ricordo ai tempi di Tenkaichi, era una belva. Aspetta, qua c'è qualcosa che non va. Perché Nam è del drago? Buh, io queste cose non le capisco, però vabbè. Mi saranno fatti qualche cannetta. Day Crash, what the fuck? Come l'ha sbloccata? Buh, vabbè, io la uso. È belva. Perfetto, quindi così subito, tac. Ok, dai, non è male tutto sommato come gioco, dai. Ok, missione completata, carte sbloccate. Ok. Minchia, la Kamehameha, bella questa, mi piace. Ho perso, vabbè. Ho perso contro il tipo orribile. Ok, sì, ma voglio imparare la Kamehameha, brutto stronzo. Ok. Sconfiggi la tecnica e impara l'avversario. Ma che cazzo sto dicendo, raga? Tech, ok. TM, ah, tipo Pokémon. Kamehameha, dai. Dragon Fist, bello questo. Ah, serve prendere sta roba qua, i materiali. Figo, carina questa cosa per imparare le tecniche, mi piace. Ok, dai, facciamo sta battaglia. Battaglia decisiva contro Jackie Chan. Qualcosa mi dice che ci faranno il culo, però vabbè. Allora, ok. Ok, vediamo che succede. Vabbè, sì, Kamehameha a colpo. Che tutto l'effetto figo. È morto. Quasi ci sono rimasto male. Vabbè, dai. Fine. Morto. Boh. Vabbè, dai. Allora, ok, vediamo un po'.
No, ragazzino, sono contento che sei diventato così potente. Niente, vabbè, sì, ok. Ok, devi questo, ok. Sei buono, sembra sei bravo, ma sono migliore comunque. Ma perché parlano con il gergo di internet? Ok, allora. Devi questo. Ok. Ok, beh, che cosa posso fare? Così mi rompo il cazzo a fare il daily quest. Basta, ne voglio fare. Ok. Ok, sì. E poi ho sconfitto me. Ma che cazzo sta dicendo? Crimine non è male, ok. Perfetto, hai detto che ti piacerebbe trovare le sfere del drago con Bulma. No, no problem. Ma le persone malvagie hanno ottenuto le sfere del drago. Proteggi Bulma e te stesso, vabbè, sì. Ma che cazzo. Pedofilo di merda. Vabbè. Pedobear is the way. Ok. Cerca per le sfere del drago. Però direi che questo video può finire qua. Ovviamente è stato un video abbastanza semplice, perché comunque intanto questa è una prova del gioco per vedere se vi piace. Poi nel caso dovesse piacervi lo continuerò, solo ovviamente se vi interessa avere dei bonus, se vi interessa vedere il gioco. Fatemi sapere cosa ne pensate del gioco qui sotto in descrizione. Mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate e condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, attivate la campanella per avere tutte le notifiche del canale. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!